Gloria a Dio, libro del profeta Michea, capitolo 6, leggeremo con l'aiuto del Signore i versi da 6 a 8. Michea, capitolo 6, da 6 fino a 8. A Dio vada la gloria. Amen. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro chiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Chiudiamo i nostri occhi. Sia le grazie per questo breve passo che abbiamo potuto leggere. Grazie perché la tua parola è sempre una benedizione per le anime nostre. Grazie perché ogni volta che ci accostiamo ad essa il nostro cuore si allarga, si rallegra, e grazie con tutto il cuore per questo messaggio che possiamo trovare in essa. Possa tu ora parlare al cuore di ognuno di noi mediante l'unzione del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo non per meriti, ma per grazia, nel nome di Gesù tuo Figlio, che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen. Lasciate comodi, gloria a Dio. Il profeta Michele e il libro del profeta Michea, il libro del profeta Michea sono un bellissimo esempio di poesia ebraica, perché è scritto in un modo poetico, e quindi non soltanto da un punto di vista del messaggio, ma proprio da un punto di vista estetico, è proprio bello da leggere, bello da meditare, bello da considerare, perché Michea era un uomo che aveva anche delle capacità letterarie. Un po' come Isaia, che è un contemporaneo di Michea stesso. I due profeti si differenziano per la loro diversa origine. Infatti Isaia sarà qualcuno che predicherà soprattutto presso la corte del re, perché era di nobile origine, perché apparteneva alla casta sacerdotale, mentre Michea non aveva queste nobili origini e quindi predicò soprattutto in mezzo al popolo. Non lo vedrete mai alla corte del re, Isaia sì, Michea no, però lo vedrete predicare con schiettezza, lo vedrete predicare con quella franchezza che viene dallo Spirito Santo, perché come tutti i profeti del Signore, Michea non parlò perché aveva qualcosa suo da dire, ma perché Dio aveva messo nel suo cuore un messaggio da dare al popolo verso il quale si rivolgeva. E quindi possiamo dire che Isaia era un po' il profeta dei politici del tempo, mentre Michea era il profeta del popolo del tempo. Quindi qualcuno che in un certo senso stasera si troverebbe bene in mezzo a noi, perché si troverebbe in mezzo a persone del suo stesso rango, del suo stesso ceto sociale. E grazie a Dio, perché il Signore nel tempo si è usato delle persone indipendentemente dalla loro razza, dalla loro cultura, dalla loro posizione sociale. Quello che Dio guarda è sempre solo il cuore, no? Tu guardi all'apparenza, disse a Samuele quando doveva scegliere il successore di Saul, io guardo al cuore. E infatti venne scelto Davide, questo pastorello, che però divenne uno strumento potente nelle mani del Signore. Oggi tutti sanno del re Davide, lo sappiamo noi cristiani, ma lo sanno anche quelli che cristiani non sono. E grazie a Dio, perché veramente il Signore guarda alla profondità dell'anima nostra. Questo passo che abbiamo letto si apre con una domanda e si conclude con una domanda. Si apre con la domanda che Michea fa al Signore, probabilmente in nome di tutto il popolo, e si conclude con una domanda retorica che in fin dei conti è la risposta che viene data a chi la domanda si pone. Il problema qual è? Che viene espresso nella domanda: in che modo mi presenterò nella presenza del Signore? Dà l'idea di qualcuno che si sente inadeguato ad accostarsi a Dio e che quindi si
chiede: come posso andare davanti al Signore? E si fa un po', o meglio, tende a darsi delle risposte. Dice: mi presenterò con olocausti, con vitelli di un anno, con migliaia di montoni, con miriadi di fiume d'olio, mi presenterò con il primogenito, con il frutto delle mie viscere per il peccato. Come mi potrò presentare? E questa è una domanda che, in fin dei conti, l'uomo si è sempre fatto dinanzi alla divinità. Possiamo essere cristiani o non cristiani, ma qualsiasi religioso, di qualsiasi religione, anche di quelle che non sono fondate sulla Bibbia, ha sempre questa domanda: come mi presenterò davanti a Dio? Come mi presenterò davanti a colui che per me è il creatore, o perlomeno la divinità dinanzi alla quale mi prostro? E le risposte che sono state date sono state diverse. Basta leggere anche nella Bibbia le risposte che, ad esempio, davano i sacerdoti di Baal o di Astarte. Là bisognava fare anche dei sacrifici umani. Guardate alle tante religioni che ci sono nel mondo: presentarsi davanti a Dio spesso significa offrire dei sacrifici, che possono essere delle volte anche i pellegrinaggi o delle privazioni, che vengono chiamati fioretti. E delle volte alcuni pensano addirittura che Dio, o come lo chiamano loro in un modo diverso, possa essere placato uccidendo gli infedeli o magari facendo delle sante guerre. Insomma, la domanda c'è sempre e la risposta non sempre è quella giusta, perché non si guarda a quello che Dio chiede, ma si cerca di seguire il consiglio del proprio cuore. E proprio per questo, nel libro del profeta Michea, abbiamo la risposta a questa domanda. E la risposta è sorprendente, perché Dio, in altre parole, dice: ciò che io voglio non sono i sacrifici, gli olocausti, l'olio, non voglio i primogeniti, non voglio nulla di tutto questo. Quello che io chiedo all'uomo è che pratichi la giustizia, ami la misericordia e cammini umilmente. E sono tre cose sulle quali brevemente ci soffermeremo questa sera. Innanzitutto, praticare la giustizia. E il senso di giustizia è qualcosa che è in noi, sin da quando siamo nati. I bambini, in un modo particolare, hanno un senso molto spiccato della giustizia, perché ancora non sono entrati nei meccanismi corrotti del mondo. E quindi li vedete che quando crescono vogliono vedere le cose giuste e cercano le cose giuste. C'è un'espressione che ricorre spesso nel mondo: non è giusto. E tutti protestano contro le cose sbagliate. Il problema qual è, però? Che è vero che non sono giuste, però ognuno, quando ha l'occasione di farlo, le cose ingiuste le fa. E ci si nasconde dietro l'alibi: ma ormai tutti fanno così, quindi inevitabilmente anche noi dobbiamo fare in questa maniera. Ma non è una giustificazione. E perlomeno, se si fa in questo modo, si va a calpestare quel desiderio di giustizia che c'è dentro il nostro cuore. E alla luce della Bibbia posso dire che si va a calpestare quello che Dio chiede, perché Dio chiede giustizia, perché Egli è giustizia. E infatti nel Deuteronomio, al capitolo 16, al verso 20, Dio dice al popolo di Israele: la giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore, il tuo Dio, ti darà. E quindi, come cristiani e come uomini e donne che hanno in cuore il desiderio di onorare Dio, noi dobbiamo ricercare la giustizia, le cose giuste. Le cose giuste non secondo il mondo, sia chiaro, ma giuste secondo il proponimento di Dio. E come facciamo a sapere quello che è il proponimento di Dio? La risposta la sapete, considerando quello che la parola di Dio insegna. Qui ci sono le cose giuste, le cose che dovremmo ricercare e le cose che dovremmo praticare. Dice nei Proverbi, ed è Salomone che parla: praticare la giustizia e l'equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici. Il dramma che c'è intorno a noi qual è? Le persone praticano l'ingiustizia e pensano di poter gabbare Dio, o perlomeno di coprire i suoi occhi facendo i sacrifici, impegnandosi a fare il bene in favore delle persone, cercando in qualche modo di aiutare coloro che si trovano in difficoltà. Ora, sia chiaro, fare il bene è un bene ed è qualcosa che Dio ci chiede di fare, ma quello non ci autorizza a fare le cose ingiuste.
Perché il bene deve essere accompagnato dalla giustizia. Perché altrimenti il bene che facciamo viene oscurato dalle nostre ingiustizie. Tant'è che nella parola di Dio è scritto che la nostra giustizia è comparsa davanti al Signore come un panno sporco, lordato, per usare un'espressione un po' più arcaica. Perché tutto il bene che possiamo fare, tutte le belle parole che possiamo dire, cadono dinanzi al comportamento che delle volte si manifesta nella nostra vita. Allora, fratelli, sorelle, cerchiamo la giustizia e soprattutto pratichiamo la giustizia. Cerchiamo le cose giuste e facciamo le cose giuste. L'Apostolo Paolo diceva nello scrivere ai Corinzi: abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Paolo diceva: avrei avuto l'occasione anche io di fare il furbo, passatemi il termine, ma non lo posso fare da cristiano, perché io voglio onorare il nome del Signore, perché io voglio che il nome di Dio possa essere innalzato da coloro che sentono parlare a me di Lui. E quindi di conseguenza ho rifiutato tutte le cose ingiuste e ho camminato solo per le vie della giustizia di Dio. Signore, aiutaci anche noi ad avere questi sentimenti. Perché oggi non è facile, sia chiaro, è facile dirlo dietro un pulpito, ma non è facile quando ci si trova nella difficoltà e c'è la possibilità di poter ottenere qualche vantaggio per delle vie brevi, rimanere fedeli e salvi. Non è facile, però dobbiamo chiedere aiuto al Signore. E se chiediamo aiuto al Signore, il Signore ci aiuterà ad essere giusti così come Lui ci chiede. Dice in Isaia capitolo 56 verso 1, così parla il Signore: rispettate il diritto, fate ciò che è giusto, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. E noi vogliamo fare questo, fare ciò che è giusto, perché il giorno della giustizia di Dio, il giorno in cui Dio, cioè, giudicherà il mondo secondo la sua santa parola, sta per arrivare. E in quel giorno i giusti erediteranno la vita eterna. E noi vogliamo essere tra quei giusti. Naturalmente non possiamo avere una giustizia nostra, è una giustizia che ci viene da Cristo innanzitutto, ma una volta che siamo stati giustificati, cioè dichiarati giusti da Dio, vogliamo mantenere intonsa, non mi viene un'altra parola, dobbiamo mantenere pulita la nostra veste che abbiamo vista lavata e imbiancata nel sangue dell'agnello. Quindi praticare la giustizia. E un'altra cosa che dice qui Michea è che dobbiamo, sempre al verso 8, che dobbiamo amare la misericordia. Quindi praticare la giustizia e amare la misericordia. Ora, il termine misericordia è composto da due termini che sono misereo e corno, che sono due termini latini. Misereo, che significa aver pietà di qualcuno, e cor, che indica il cuore, non come muscolo, ma come sentimento. E quindi avere misericordia significa, in parole povere, avere a cuore i bisogni delle altre persone, che possono essere sia bisogni materiali, sia bisogni spirituali, sia bisogni emotivi, perché noi siamo anima, spirito e corpo, e quindi abbiamo bisogno in questo bisogno in tutte queste tre sfere del nostro essere. E come cristiani noi dobbiamo essere misericordiosi, non indifferenti né insensibili, ma misericordiosi. Quindi dobbiamo essere capaci di venire incontro a coloro che si trovano nella necessità. Infatti Gesù disse: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Perché il Signore Gesù è venuto su questa terra? Perché il Padre ha dato il suo Figlio? Perché ha avuto misericordia di noi. Ha visto come eravamo ridotti, spiritualmente parlando. Ha visto che l'anima nostra era perduta, che eravamo come pecore senza pastore. Ha visto che ognuno di noi seguiva la propria via, meno una via sbagliata. Ci ha visti nei rovi, feriti. Ci ha visto in delle situazioni difficili, ha detto: come faccio a lasciare la mia creatura così da sola? Come faccio a lasciarla vagare per questa terra? Ha visto le tante persone che sono schiave di vizi, ha visto persone che sono vittime della droga,
dell'alcol, degli abusi, ha visto le persone che erano in una condizione di disperazione perché incapaci di risollevarsi, non è rimasto indifferente, non è rimasto circondato, per riallacciarmi a Isaia 6, soltanto dai cherubini e dai serufini, e a godersi di quel santo, santo, santo che gli veniva cantato. Ma il figlio spogliò se stesso della sua gloria, preso un corpo di carne ed è venuto in mezzo a noi. E ha mostrato misericordia. Quando ha incontrato la donna al pozzo di Giacobbe, non l'ha subito bollata come una poco di buono solo perché aveva 5 mariti e quello che aveva in quel momento non era neanche suo marito. Non mostrò questo sentimento di indignazione. È vero, contestò il suo peccato, ma subito le aprì le porte della grazia. Se tu vuoi, io ti posso dare dell'acqua, che se tu la berrai quell'acqua non avrai mai più sete. Ecco questo che significa avere misericordia. Al contrario del fariseo e del levita e del sacerdote, scusate, che passarono oltre quando videro quell'uomo battuto dai ladroni nella strada che scendeva da Gerico verso Gerusalemme, parlo della parabola del buon samaritano, il buon samaritano, che è tra l'altro una figura di Cristo, scese, vide quell'uomo, gli curò le ferite con l'olio e col vino, lo mise sulla sua cavalcatura, per usare sempre un'espressione della Rivenuta, e lo portò in una locanda e disse al proprietario di questa locanda: ti do dei soldi affinché tu lo curi e mi raccomando, se c'è qualcos'altro non ti preoccupare, curalo, non badare a quanto spendi, perché quando passerò io ti darò quello che avrei speso di più. Dobbiamo essere misericordiosi, non possiamo essere come il levita, neanche come il sacerdote, non possiamo essere indifferenti, dobbiamo con l'aiuto di Dio mostrare misericordia, soprattutto in considerazione di un fatto: noi abbiamo ricevuto misericordia e quindi dobbiamo essere pronti a ripagare con la stessa moneta coloro che si trovano nel bisogno come noi. Cosa chiedi a te quindi? Che mostriamo misericordia, come dice Paolo ai Romani. Dobbiamo essere saggi a non fare le nostre vendette, ma cedere il posto all'ira di Dio, perché a Lui appartiene la vendetta. Anzi, dice Paolo ai Romani, citando le parole di Gesù, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché così facendo tu radunerai i carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Perché vedete, è facile fare del bene a chi ci fa del bene. Ma non è questo quello che il Signore ci chiede soltanto, perché disse Gesù riguardo a questo: se amate quelli che vi amano, quale grazia avete di essere? Anche i peccatori amano quelli che li amano, e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia viene viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Ma io vi dico, è Gesù che parla, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. E non è facile questo, ed è possibile solo quando, uno, siamo nati di nuovo, e due, permettiamo alla grazia di Dio di poterci guidare nel fare il bene anche a chi ci ha fatto del male, vincendo quindi il male con il bene. E vogliamo dire: Signore, aiutaci anche in questo. Perché è quello che ci chiede di praticare la giustizia, ci chiede di praticare la misericordia, ci chiede in altre parole di essere come il tuo figlio Gesù Cristo, che è venuto su questa terra e ha fatto tutte quelle cose, non solo perché era il figlio di Dio, e non solo perché era pieno di compassione, ma anche per lasciarci un esempio. Lo disse un po' alla fine del suo ministero sulla terra, dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli. Avete capito che ho fatto? Io, che sono il Signore, il Re dei Re, il Figlio di Dio, ho lavato i piedi a voi. E se io ho fatto questo, permettetemi, dovete essere pronti a farlo anche voi. L'ho fatto affinché possiate avere un esempio. Lui è un esempio perfetto. E proprio per questo, nel guardare alle sue gesta, noi dovremmo dire: Signore, aiutami ad essere come è impossibile? No, con l'aiuto di Dio è possibile. E ve lo dimostro con un verso della Bibbia. Quando Gesù stava morendo sulla croce, una delle cose che disse poco prima di morire fu questo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. No? E voi mi
direte, ma era Gesù, era il figlio di Dio, è normale che abbia avuto il coraggio di dirlo. Chi altri avrebbe potuto dire una cosa del genere? Beh, umanamente parlando nessuno l'avrebbe potuto dire. Però nella parola di Dio ci parla di un'altra persona, di un altro uomo che stava morendo. E stava morendo non sulla croce, ma dentro un fossato, mentre lo stavano lapidando. E c'erano delle persone che digrignavano i denti, quindi pieni di rabbia, di ira, che gli tiravano delle pietre addosso. Si chiamava Stefano, non è lui. Si chiamava Stefano. E questo uomo, mentre si trovava in quella fossa, non si trovava perché aveva commesso qualche reato. Non aveva ucciso nessuno, né aveva rapinato qualche persona, né tantomeno aveva abusato della donna di qualcun altro. No, aveva parlato di Gesù, del figlio di Dio, di colui che aveva riscattato l'anima sua, e questo dava fastidio, e allora cominciarono a scagliarli contro quelle pietre. Era un uomo come me, se fosse chiamata Stefania, era una donna come voi, era un essere umano, in altre parole. Cosa disse? Tra le altre cose: padre, non imputare loro questo peccato, non glielo imputare, padre. Allora è possibile vivere una vita come Gesù, è possibile, fratelli e sorelle. E io voglio dire a me stesso: Signore, perdonami per tutte le volte che ti ho detto non è possibile, perché capisco ora che invece è possibile e che tu me lo chiedi, mi chiedi di praticare la giustizia e la misericordia, me lo chiedi prima ancora del canto, prima ancora della lode, prima ancora di salire dietro un pulpito a predicare, prima ancora di testimoniare della tua grazia. Tu mi chiedi questo perché l'obbedienza vale più del sacrificio, e quindi mi chiedi chiaramente di praticare la giustizia, di amare la misericordia e di camminare umilmente. E anche questo è un messaggio controcorrente, perché viviamo in un mondo dove ci viene insegnato che ci dobbiamo affermare, dobbiamo essere persone importanti, dobbiamo essere quelli che quando passano tutti si inchinano e tutti omaggiano. Dobbiamo essere persone dinanzi alle quali tutti quanti dicono: guarda quanto è bravo e quanto è famoso e quanto è capace quella persona. E dobbiamo poter gonfiare il petto e camminare a testa alta. Io credo che noi cristiani dobbiamo camminare a testa alta, ma non perché ci dobbiamo sentire migliori degli altri o dobbiamo essere omaggiati dagli altri, ma perché semplicemente siamo coerenti con il messaggio che predichiamo. Sì, in quel caso dobbiamo camminare a testa alta, ma per il resto vogliamo camminare umilmente. Umilmente. Perché è quello che ci chiede la terza cosa: praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente. Perché non ci viene facile questo, e non solo a noi, neanche ai discepoli del Signore. I discepoli di Gesù, altro che umili erano, e litigavano sempre tra di loro su chi fosse il più grande. E spesso si domandavano e confabulavano: quando il maestro prima o poi morirà, chi prenderà il posto? Una mamma di questi due discepoli addirittura disse: maestro, quando tu sarai nel tuo regno, i miei figli, che soppiezza e cuore, devono stare uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. E dopo che Gesù parlò che sarebbe stato ucciso sulla croce, e tutti quanti piangenti: no Signore, e poi disse: vi tradirà uno di voi, sì Signore, io no, e cioè, tutte quelle cose là, mentre uscivano, dopo aver cantato l'inno, stavano per andare verso la crocifissione di Gesù, erano ancora al Vangelo di Luca a litigare tra di loro su chi era il più grande. Quanto siamo fragili, quanto ci lasciamo prendere dall'orgoglio. D'altronde la nostra natura è orgogliosa, ma Dio vuole che noi camminiamo umilmente. Perché disse Gesù, Luca 22, 25, 26, i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori, ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. D'altronde lui lo poteva dire, perché lui aveva dato poco prima l'esempio andando a fare quello che uno schiavo doveva fare: lavare i piedi ai discepoli. E qui mi vergogno, come tante volte il pensiero mi balena per la mente e mi fa pensare: io no, qualcun altro lo dovrebbe fare. Quando siamo nelle vie del Signore e si tratta di servire il Signore o servire i fratelli e le sorelle, perché ricordiamocelo,
Noi serviamo il Signore quando serviamo i fratelli e le sorelle. Non possiamo pensare di essere troppo importanti da poter fare qualcosa per il Signore. Non possiamo pensare che ci sono cose adatte al pastore o adatte ai fratelli o adatti ai neofiti, eccetera. Qualunque lavoro fatto per il Signore, il meno nobile secondo questa terra, deve essere per noi un motivo di onore e di gloria. E dobbiamo essere i primi a proporci a farlo, anzi dovremmo fare a gara, perché stiamo facendo qualcosa per il Signore. Questa è umiltà. E riconoscere, in altre parole, che nessuno di noi è più importante dell'altro, ma che tutti possiamo e dobbiamo onorarci a vicenda, a prescindere da quello che possiamo essere agli occhi del mondo. Cammino umilmente, quindi, e questo è quello che è il messaggio finale. Come dirà l'Apostolo Paolo, dobbiamo stimare gli altri superiori a noi stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Come mi presenterò davanti a Dio? Con sacrifici? Con olocausti? Con agnelli? No, praticherò la giustizia, amerò la misericordia e camminerò umilmente. E allora potrò presentarmi davanti a Dio. E Dio gradirà nel nome di Gesù la mia vita. E vogliamo da questa sera, sono sicuro che già lo state facendo, ma vogliamo riproporci questa sera di seguire il consiglio della parola di Dio per poter essere da Lui benedetti e approvati. Chiudiamo gli occhi e apriamo il Signore. Gloria al nome di Dio, gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome dell'Eterno, gloria al nome del Signore.